compagnie di assicurazione studiano forme di tutela che possono essere prese in considerazione. Paolo Golinucci, esperto assicurativo del supplemento soldi del Corriere della Sera, ci ha dato qualche indicazione utile. Per esempio, non tutti sanno che è possibile accreditare la pensione in banca e che la banca stessa può provvedere gratuitamente al pagamento delle bollette. Anche negli uffici postali, per quello che ci risulta, esistono dei conti che svolgono più o meno le stesse funzioni. Così si eliminano le file allo sportello e si evita la circolazione di troppo denaro costante, di troppo denaro contante. C'è anche un'altra informazione che va data. Le banche assicurano pressoché gratuitamente i propri clienti pensionati e li assicurano da scippi, rapine e furti di denaro per un massimo di 3 milioni. L'assicurazione bancaria copre fino al 90% della somma per il periodo di tempo che va da un'ora prima a un'ora dopo le operazioni bancarie. Insomma, il tempo di uscire e di rientrare a casa. Inoltre, le compagnie di assicurazione possono assicurarci anche loro da scippi, rapine, furti, denaro e gioielli. Il costo medio annuale di queste assicurazioni, lo dico a titolo di pura cronaca e informazione, è di circa 200.000 lire. Naturalmente c'è un grave limite. Ancora una volta il limite, pensate un po', è l'età. Nella maggior parte dei casi l'assicurato non deve avere più di 80 anni. Stefano, che cosa pensano di queste ipotesi?